Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Estesa la tua mano materna, guidare tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 19, 18 maggio 1926. Figlia mia, la mia inseparabile mamma, per concepire me, Verbo eterno, fu arricchita di mari di grazia, di luce e di santità dalla Maestà Suprema. E lei fece tali e tanti atti di virtù, d'amore, di preghiere, di desideri, e di infuocati sospiri da sorpassare tutto l'amore, virtù e atti di tutte le generazioni che ci volevano per ottenere il sospirato Redentore.
Onde, quando vidi nella sovrana regina l'amore completo di tutte le creature e tutti gli atti che ci volevano per meritare che il Verbo fosse concepito, e trovai in lei il contraccambio dell'amore di tutti, la nostra gloria reintegrata e tutti gli atti dei redenti e perfino di quelli ai quali la mia redenzione doveva servire di condanna per la loro ingratitudine, allora il mio amore fece l'ultimo sfoggio e restai concepito. Perciò il diritto al nome di madre per lei è connaturale e sacro, perché con abbracciare tutti gli atti delle generazioni, sostituendosi a tutti, avvenne come se tutti li partorisse a novella vita dalle sue viscere materne. Ora tu devi sapere che quando facciamo la nostra opera, alla creatura che viene eletta e alla quale viene affidata, dobbiamo dare tanto amore, luce, grazia, da poterci dare tutto il ricambio e la gloria dell'opera a lei affidata. La nostra potenza e sapienza non si metterebbero fin dal principio di un'opera nostra nel banco della creatura in atto di fallire, sicché l'opera nostra deve restare al sicuro nella creatura che viene chiamata come atto primo, e noi dobbiamo riscuotere tutto l'interesse e la gloria equivalente alla nostra opera affidata. E ancorché dopo la nostra opera fosse comunicata alle altre creature e per la loro ingratitudine passasse pericolo di fallire, per noi è più tollerabile, perché colei alla quale fu affidata al principio ci fece riscuotere tutto l'interesse dei fallimenti delle altre creature. Ecco perché demmo tutto e tutto ricevemmo da lei, affinché tutto il capitale della redenzione potesse restare a lungo, potesse restare integro, e per suo mezzo la nostra gloria completata e il nostro amore contraccambiato. E non si trattava di un'opera qualsiasi, di un piccolo capitale, ma si trattava della grande opera della redenzione e di tutto il costo di valore infinito, incalcolabile del Verbo Eterno. Era opera unica, non si poteva ripetere una nuova discesa del Verbo sulla terra, e perciò dovevamo metterla al sicuro nella sovrana celeste. E siccome a lei affidammo tutto e la stessa vita di un Dio, lei come fida nostra doveva risponderci per tutti, farsi mallevatrice e responsabile di questa vita divina le affidata, come di fatti fece. Ora, figlia mia, ciò che feci e voglio io e volli dalla mia celeste mamma nella grande opera della redenzione, lo voglio fare con te nella grande opera del Fiat Supremo. Non sono forse io padrone di dare quello che voglio? Vuoi tu forse mettere un limite alla mia opera completa che voglio affidarti? Che diresti tu se la mia mamma celeste avesse voluto accettare il Verbo Eterno senza i suoi beni e gli atti che ci volevano per potermi concepire? Sarebbe stato questo vero amore e vera accettazione? Certo che no. Sicché tu vorresti la mia volontà senza le sue opere e senza gli atti che ad essa convengono? Volume 19, 23 maggio 1926. Figlia mia, quando venne alla luce del giorno la mia mamma regina, tutti erano rivolti a lei, e come se avessero un solo sguardo. Tutte le pupille guardavano colei che doveva tergere il loro pianto, col portar loro la vita del sospirato Redentore. La creazione tutta stava centrata in lei, sentendosi onorata di obbedire ai suoi cenni. La divinità stessa era tutta per lei, e tutta intenta a lei per prepararla e formare in lei con grazie sorprendenti lo spazio dove il Verbo doveva scendere per prendere umana carne. Sicché se noi non ci fosse la virtù che mentre operiamo, trattiamo, parliamo e diamo ad una creatura, non omettiamo gli altri, tutti ci avrebbero detto: lasciate tutti noi da parte, pensate a questa Vergine, date, accentrate tutto in lei, affinché faccia venire colui in cui sono riposte le nostre speranze, la nostra vita e tutto il nostro bene.
Perciò si può chiamare quel tempo in cui venne alla luce del giorno la sovrana regina, il tempo della mamma mia. Beh, vediamo questo sabato dedicato alla nostra Regina del Cielo, la Santa Vergine Maria, e Gesù ci porta di nuovo a conoscere tutto come la Madonna è vissuta nella Divina Volontà, perché era strettamente necessario che questo accadesse e che cosa in concreto ella ha fatto per diventare la degna dimora della redenzione, la madre di tutti noi e la regina anche di tutto quanto il genere umano. Allora, noi dobbiamo innanzitutto partire da una constatazione di fede, evidentemente. Qui nella mia chiesetta è scritto in una bella formella con una sibilla dell'abside: Deum lactabit Virgo. La Vergine allattò Dio. Bisogna lasciarsi colpire da queste parole, lasciarsi stupire anche da queste parole, lasciarsi meravigliare da esse. Deum lactabit Virgo. Cioè, la Vergine ha allattato Dio, chi è sceso nel grembo virginale di Maria Santissima. Ma uno potrebbe pensare, ma lo sappiamo? Sì, lo sappiamo, ma questa verità non deve mai cessare di stupirci. Cioè, la presenza personale, sostanziale, altro che reale, di più che reale se vogliamo, no? La Madonna è chiamata il tabernacolo della Santissima Trinità, ma è di più del tabernacolo, perché il tabernacolo racchiude un'ostia che il sacerdote ha consacrato, ma il grembo di Maria ha racchiuso il verbo che lei stessa ha, quanto alla natura umana, generato, cioè è stato fatto da lei, factum in latino, prendendo le cellule della Madonna, prendendo il sangue della Madonna, il DNA della Madonna, gli atomi della Madonna, la sostanza di Maria, ecco, in quanto uomo. Allora, questa vicenda, che adesso certamente mediteremo nel dettaglio, aiutato da questo primo dei due scritti, ci fa anche comprendere una cosa importante, cioè Dio le fa le cose grosse e se le sceglie bene. Si sceglie bene i collaboratori per fare queste cose grosse, però per ricevere un dono grosso, perché Dio con noi possa fare una cosa grossa, ci vuole che quello che spetta a noi per prepararci sia fatto e sia fatto molto bene, perché se no le cose grosse il nostro Signore non ce le dà. Chiaro che noi non possiamo e non dobbiamo, come dice il Salmo, aspirare a cose grandi, superiori alle nostre forze. Però è anche vero nella nostra esistenza, forse anche nella nostra piccola, comune, povera realtà quotidiana, possono esserci delle grandi chiamate da parte dell'Altissimo, delle grandi missioni, che sono tali, anche se magari le saranno sconosciute ai più nel corso della storia. Ecco, queste esigono una preparazione, una disposizione, perché Dio non ci rimette i tesori suoi preziosi, le sue grazie più preziose, in chi è inaffidabile o in chi non è pronto, in chi non è preparato ad assumersi anche, insieme agli onori, anche gli oneri che vengono da grandi missioni e da grandi opere. Allora, che cosa ci voleva perché il Verbo fosse concepito in Maria? Ci voleva, dice Gesù, che in lei,
lui potesse trovare l'amore completo di tutte le creature e tutti gli atti che ci volevano per meritare che il Verbo fosse concepito. Quindi lei si doveva trovare il contraccambio dell'amore di tutti, cioè tutto l'amore, ma ci rendiamo conto che significa, di tutto il genere umano che la stragrande maggioranza di esso avrebbe negato a Dio, quindi concentrato e presente in una sola creatura. E tutti gli atti dei redenti, perfino di quelli ai quali la mia redenzione doveva servire di condanna per la loro ingratitudine. Tutti i fatti, nella divina volontà ovviamente, da Maria. E qui lo spiega, è per questo che lei è madre anche di tutti noi, quindi non soltanto perché divenendo madre del Verbo, fatto uomo, ipso facto, è stata costituita madre anche delle membra del suo corpo, no? Che era chiesa e quindi è madre di ciascuno di noi. Questo diciamo che è il fondamento oggettivo teologico, però c'è anche un'altra cosa che abbracciando appunto tutti gli atti delle generazioni e come dice Gesù, nella divina volontà sostituendosi a tutti, avvenne come se tutti li partorisse a novella vita dalle sue viscere materne. Perché? Fa facile, no? Perché quello che dovevo dare io al nostro Signore gliel'ha già dato lei. Certamente lei gioirà se anche io, convertendomi, acquisendo coscienza di tante cose, e ci metto la mia cooperazione, la mia operazione libera e personale, perché non è la stessa cosa che l'amore mio giunga a Gesù attraverso la sostituzione che dei miei atti ha fatto Maria, che non se glielo dia io personalmente, anche se glielo darò in Maria e nella divina volontà, non è la stessa cosa. Però lui voleva trovarla, altrimenti non si sarebbe incarnato. E anche spiega tutti gli atti che erano necessari al concepimento del Verbo. Perché qui le grandi grazie, questo noi non c'entra bene in testa, il Signore le concede, ma che vogliamo dire? Vogliamo dire che il Signore si fa pregare, che le fa sospirare? Sì, si fa pregare, le fa sospirare, sì. Non è certamente per lui un atteggiamento, come dire, di sostenutezza, ma le grazie il nostro Signore si fa pregare, le fa sospirare, sì, è certo che le fa pregare, le fa sospirare, è assolutamente indubbio. Noi sappiamo per certo che il Verbo si è incarnato quando le preghiere, i sacrifici, i gemiti, le invocazioni del Messia sono giunte a un numero sufficiente, insomma hanno cominciato le prime promesse, diciamo, abbastanza velate del futuro Redentore, stanno già in Abramo, quindi Abramo siamo al 1800 avanti Cristo circa, addirittura il Protovangelo e la schiaccerà la testa, e tu nel del calcagno sta nel libro della Genesi, quindi ci sarà il tempo di Adamo ed Eva, quindi sono passati tanti anni. E quello che la Madonna ha fatto in 14 anni e mezzo, 15 di vita, è andato a completare, ma secondo me nella misura dell'80% contro il 20% più o meno, insomma, no, questa è un'idea mia ovviamente, tutto quello che mancava ad averla sufficientemente desiderata, chiesta, implorata la discesa del Verbo sulla terra. Questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa. Quando vediamo le cose che non funzionano in giro, nella mia vita, nella mia famiglia, nella mia città, nella mia nazione, nella mia parrocchia, nel mondo, nella Chiesa, ma io mi sono mai chiesto, ho pregato abbastanza per queste cose, almeno per quanto posso io. Sono stati pregati abbastanza rosari, ma la Madonna sono dai tempi delle apparizioni a Lourdes proprio in maniera clamorosa, ma prima ancora che a Lourdes, ma comunque alla Salette, eccetera. Sono 200 anni che sta raccomandando di pregare il rosario, di pregare, non è la stessa cosa. Adesso siamo nel mese di ottobre, nel mese del rosario.
senza voler mettere in croce ovviamente nessuno, perché poi ognuno sa le proprie oggettive disponibilità di tempi, di spazi, no? Ma non è la stessa cosa pregare il rosario intero quotidianamente o dirne una corona sola, per carità. Dire una corona sola è grande cosa, d'accordo? Perché sicuramente è meglio una che niente. Ma dirne quattro, se uno si fa un semplice conto, se uno dice una corona del rosario, in un mese ne ha dette 30. Se uno ne dice quattro, in un mese ne ha dette 120. Se uno ne dice una, in un anno ne ha dette 365. Se uno ne dice quattro, in un anno ne ha dette circa 1500. Quindi 5 volte tanto. Tanto è. Quindi non è la stessa cosa. Questo anche perché noi, insomma, da quello che noi possiamo comprendere, è chiaro che noi, cioè io dico sempre, insomma, che più tempo passa e meno, come dire, presunzione, almeno per quanto mi riguarda, si ha di conoscere e di capire bene quello che fa il Padre Eterno, perché conosciamo poco e comprendiamo ancora meno. Quel poco che conosciamo, quel poco che si può comprendere, dobbiamo cercare di comprenderlo bene. Questa cosa che per concedere grandi grazie, Dio vuole tanti atti, tante preghiere, tante suppliche. Questo è un dato di fatto assolutamente acquisibile, perché è dimostrabile ed è provato da tantissime circostanze ricorrenti. Tanto è vero che addirittura lui se gli sta dicendo in questa cosa, dice: quello che ho chiesto alla Madonna per la redenzione lo chiedo a te, perché possa da te essere inaugurato, come di fatto è stato, il regno della divina volontà sulla terra. Perché ancora non è compiuto in atto, ma dopo Luisa Piccarreta, questo Gesù lo dice chiaramente negli scritti, il regno, come dire, si è affacciato, si è inaugurato, è iniziato sulla terra. Così come, cioè, con la Madonna, poi il Verbo veramente si è fatto carne, eh? Veramente ha sofferto, veramente è morto e veramente è risorto. I padri della Chiesa su questo veramente ci hanno scritto fiumi d'inchiostro, no? Sul veramente. E poi perché la redenzione portasse tutti quanti i suoi frutti e si spandesse nel mondo e si consolidasse, ci è voluto il tempo, ci sono voluti secoli. Però era già tutto fatto. Quindi questa analogia, questo parallelismo anche che Gesù mette, no? Significa. Allora, poi Gesù spiega un'altra cosa. E questo spiega anche perché ha riservato una creatura che se l'è praticamente gli ha fatto fare una vita, e questa è Luisa Piccarreta, completamente estraniata, d'accordo, dal mondo. Luisa non era sposata, Luisa non era una religiosa, non era niente, non era neanche una persona, cioè non poteva neanche essere autonoma e indipendente, quindi stava completamente inchiodata. Per questo è durato per anni. Perché? Perché questo è anche il fondamento, no? Nella storia della mistica cristiana ci sono queste storie, no? Per esempio, una, per non citare chi ancora non è canonizzato, se uno conosce, credo che sia beata adesso, la beata Alexandrina Maria da Costa, un'esperienza veramente spirituale, mistica, sconvolgente, anche lei è rimasta a casa. Non era nessuno, molte di queste volevano diventare suore. Pensiamo alla Santa Gemma Galgani, per esempio, no? Però per la natura del tutto peculiare dei progetti che Dio aveva su queste, cioè queste anime, una presenza in un contesto di vita religiosa, che è pure una cosa eccellente, bellissima, ma per quella situazione avrebbe costituito un intralcio. Peggio ancora avere un marito e avere dei figli a cui badare per loro, che anche questa è una cosa bellissima, ma non per loro, essere tenute semplicemente così. Con una vita apparentemente, dici, ma quella chi è? Ma quella è una laica, insignificante, anzi è pure una mezza zitella perché si è manco sposata. È sta agli occhi del mondo, ma non agli occhi dell'Altissimo. Ecco, perché agli occhi dell'Altissimo, se una risponde in questo modo, può giungere ad una santità enormemente superiore, insomma, quella della più brava suora di clausura, insomma, no? Perché anche bisogna vedere quello che Dio vuole. Quindi questo è importante
considerarlo anche per i nostri discernimenti, no? Quando se qualcuno ascolta questa meditazione stando, per esempio, nel discernimento dello stato di vita, che è una cosa delicata, importante, perché se uno toppa, come si dice dalle nostre parti, poi si ritrova impicciato, insomma, quindi si ritrova, insomma, che alcuni disegni divini rimangono inceppati. E poi c'è un'altra cosa fondamentale. Le cose grosse Dio lo vuole mettere, lo vuole custodire al sicuro. E questo custode al sicuro deve comportare che almeno nella creatura da cui quest'opera grossa dipende e parte, fuori di metafora, la Madonna per la redenzione e Luisa per il regno della Divina Volontà, non ci sia possibilità di falle, di sprechi di grazie, di inadeguatezze, tradimenti e robe del genere. Perché? Perché non solo che non ci devono stare in questa persona, ma perché attraverso questa persona l'interesse del fallimento di queste opere nelle altre creature dovrà essere riscosso proprio da loro, fuori di metafora. Quanta gente, purtroppo, nonostante la redenzione compiuta da Gesù, se ne va all'inferno. Sono tanti, purtroppo. E non bisogna credere a chi dice il contrario, e né sulla in forza di questo pensare che Dio non sia buono, perché Dio è buonissimo, sono gli uomini che sono veramente degli esseri incomprensibili per quanto sono sciocchi e stolti in tante circostanze. Certamente però per una persona che va all'inferno è chiaro che l'opera della redenzione, oggettivamente parlando, è fallita non per mancanza di vita fatta, ma per mancata ricezione da parte del destinatario. E questo comunque sia, anche se Dio ovviamente non c'entra niente o non dipende da imperfezione evidentemente del Redentore, è comunque una cosa che non ha funzionato. E lo strumento per mezzo del quale l'opera della redenzione è stata compiuta, cioè la Madonna, doveva, vigilando su tutto, facendo gli atti per tutti, riscattare e riparare anche questi fallimenti delle altre creature. Ecco perché la Madonna, da un'immagine bellissima, no? Che potrebbe dare il titolo a questa meditazione, è colei che tutto ha ricevuto e tutto ha dato. Ecco perché tutto demmo e tutto ricevemmo da lei. Bellissima. Tra l'altro l'opera della redenzione era un'opera unica. Non è che il Verbo dice, vabbè, va male con Maria, lo rifacciamo. No, non lo rifacciamo, non si può rifare. Il Verbo si fa carne una volta sola. Non è proprio prendere 500.000 carni. E quindi, ecco, se la sono scelta bella, e la Madonna è stata perfettamente all'altezza della situazione. Ecco, poi il secondo scritto, che gli diamo uno sguardo, era breve e breve glielo diamo. La cosa più bella è che fa comprendere, no? Quanto Dio si è preso cura di Maria Santissima. Dice, se noi non ci fosse la virtù che mentre operiamo, trattiamo, parliamo e diamo ad una creatura, non omettiamo gli altri, tutti ci avrebbero detto, lasciateci perdere, lasciate tutti da parte, pensate a questa Vergine, accentrate tutto in lei affinché faccia venire colui in cui sono riposte le nostre speranze, la nostra vita, tutto il nostro bene. Quindi, qui ancora, no? Cioè, la preparazione di questa creatura, che tutto nella sua vita era orientato a quel momento, no? È stata dall'Altissimo curata fin nei minimi dettagli. Ecco, no, quindi qui Gesù fa un esempio grazioso, dice, se io, cioè, come dire, fossi distratto, no, dal fatto che devo occuparmi anche delle altre creature, oltre che principalmente di lei, gli altri mi avrebbero detto lasciaci perdere, cerca di fare le cose fatte bene con questa creatura qui perché deve venire l'opera della redenzione, se no stiamo in un mare di guai. Ecco, questo è il senso di questa espressione un po' graziosa e singolare di Gesù. Ecco, per
Per cui la nascita della Madonna, che rallegrò il mondo intero, segna, dice Gesù, il tempo della mamma mia. Qualcuno ha detto bene che ormai è da qualche tempo che siamo nei cosiddetti tempi di Maria, momenti in cui il mondo sta andando a rotoli, insomma, questo lo vediamo, si vedono tante cose da tante parti che non funzionano, si vede uno strapotere del male, quindi del principe di questo mondo. Ecco, Dio ha sfoderato la sua arma segreta e sempre vittoriosa, che è la Madonna. Chi l'ascolta e chi la segue, anche in tempi così tribolati, non c'ha niente assolutamente da temere. E attenzione, tutte le promesse del Signore, tutte le promesse fatte anche da Maria Santissima, il trionfo del suo cuore immacolato che ha promesso a Fatima, arriveranno quando il numero degli atti necessari per ottenere grazie tanto grandi saranno completi. Ricordiamo sempre che le cose più importanti da fare non è mai, ecco, deprimerci o lamentarci o cose del genere, ma concorrere e cooperare con i nostri atti, con le nostre preghiere, con i nostri sacrifici, con la nostra santità, con la nostra vita, a che le splendide promesse che sono state fatte all'umanità per mezzo di Maria e il regno della Divina Volontà che è già stato inaugurato con Luisa, giungano e arrivino realmente presso di noi il più presto possibile. Contempliamo te come colei che tutto ha ricevuto e colei che tutto ha dato. E ringraziamo Dio di essere nati nei tempi tuoi, il tempo della mamma nostra, che è cominciato con la tua nascita sulla terra, che ha rallegrato il mondo intero, ma, o Santa Vergine Maria, conosciuto nella storia dei momenti di particolare intensificazione. Il nostro è uno di quelli, per cui possiamo scegliere se lamentarci di essere nati in tempi tanto sciagurati o rallegrarci di essere nati in tempi in cui, proprio perché sono così sciagurati, ecco, la tua presenza, la tua azione e la tua forza risplendono con ancora maggiore vigore, sono a nostra disposizione, perché sarà tanto più bella la vittoria contro i nostri nemici che tu certamente ci otterrai se facciamo e viviamo in base a quello che tu vuoi. Sarà tanto più bella questa vittoria, quanto più difficile e impegnativa è stata la lotta e quanto più scarsi, umanamente parlando, apparivano le possibilità di vittoria. Ma noi sappiamo che la testa a quella serpe bestiaccia, malefica e maledetta, tu gliel'hai sempre schiacciata, gliela schiacci e sempre gliela schiaccerai, anche attraverso l'aiuto e l'ausilio di coloro che totalmente a te si affidano e che grandemente ti amano. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti. Ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.